Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati a una nuova edizione di Friuli in diretta, pronti con i nostri collegamenti e le notizie di questa giornata, una giornata di grande tensione sul fronte internazionale che ci riporta a un evento che sarà ospitato a Udine il prossimo 14 di ottobre, ovvero la partita tra le nazionali di calcio di Italia e Israele. Di questo si è parlato questa mattina in un vertice di sicurezza in prefettura, dopo che anche sono cominciate a circolare delle voci su una possibile porte chiuse, su un possibile annullamento di questa partita. Ma facciamo chiarezza e andiamo subito da Francesco Pezzella a farci raccontare tutto. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Giorgia, hai detto bene, un evento che ci sarà il 14 ottobre, perché al momento la prefettura ragiona in questi termini e non si fa condizionare da quelle che potrebbero essere delle decisioni a livello di sport internazionale e la FIFA per quanto riguarda il calcio di esclusione di Israele dalle competizioni ufficiali. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha rivolto all'evento del 14 ottobre, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine, c'erano rappresentanti del comune nella persona dell'assessore alla sicurezza Rosi Toffano, c'erano i rappresentanti dell'Udinese con il direttore generale Franco Colavino e il direttore amministrativo Alberto Rigotto. Perché? Perché sono tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione della partita, una partita che al momento è in calendario regolarmente ed è in calendario regolarmente a porte aperte il 14 ottobre, perché si è anche detto che potrebbe essere presa una decisione di farla giocare a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Ma sentiamo le parole del prefetto, con il quale abbiamo anche affrontato l'argomento della manifestazione parallela, quella dei pro-Palestina, che è stata annunciata per lo stesso giorno, il 14 ottobre ad Udine. Sentiamo il prefetto. Prefetto, è finita la riunione, cosa emerge da questo incontro, considerando anche che c'è poi una prospettiva che conosceremo il 3 ottobre, che la FIFA possa anche escludere Israele dalle competizioni internazionali? Per quanto riguarda noi il 14 abbiamo una partita che dobbiamo gestire assicurando la sicurezza e l'ordine pubblico della manifestazione. Sono stati messi in campo, diciamo, quelle che sono le prospettive di intervento. Ci stiamo organizzando per assicurare il dispositivo di prevenzione nella maniera più tranquilla e serena possibile. La prefettura ha chiesto o richiederà che la partita venga disputata a porte chiuse? Assolutamente no, non c'è motivo. Per quanto riguarda invece la manifestazione annunciata pro-Palestina, è autorizzata? In base a quelle che sono le situazioni del momento, le manifestazioni vengono comunicate al questore e ovviamente verranno individuate determinate prescrizioni ove effettuare queste manifestazioni, le modalità e i luoghi dove effettuarle. E adesso dunque Giorgio bisognerà capire cosa decideranno, in base a quello poi che deciderà la FIFA, gli organizzatori della manifestazione parallela pro-Palestina. Da alcune informazioni raccolte ci sembra di capire che in ogni caso che la partita si giochi o meno, che Israele sia ancora dentro il sistema delle competizioni internazionali, che quindi possa continuare a partecipare con la sua squadra a qualificazioni mondiali, qualificazioni di vario tipo con le squadre di club e con la nazionale, in questo caso la partita dunque del 14 ottobre, la manifestazione pro-Palestina si terrà comunque, ma su questo ovviamente bisognerà fare un approfondimento e chiedere a chi organizza questa manifestazione. Prima del 3 ottobre evidentemente non si potrà fare un punto su questa situazione, quello che invece è stato fatto è un punto qui per essere comunque e in ogni caso pronti, che la partita si giochi o meno, a garantire la sicurezza il 14 ottobre in città ad Udine per questa gara che non è soltanto una semplice partita di pallone, ma che purtroppo riveste anche un carattere di interesse generale che va al di là dello sport.
Perfetto, grazie Francesco, chiarissimo. Quindi la situazione al primo di ottobre è che la partita si gioca, che non ci saranno le porte chiuse, ma come vi ha raccontato Francesco dobbiamo aspettare almeno il 3 ottobre per capire come si esprimerà la FIFA e poi ovviamente anche come cambieranno gli scenari della manifestazione pro-Palestina. Parleremo tra l'altro anche poi nel corso del nostro dibattito con Andrea Di Lenardo e tra poco sentiremo anche il sindaco De Toni su questo e altri temi. Il tema ovviamente di Italia-Israele è stato dibattuto, o meglio, non è stato dibattuto, è stato rinviato anche nel Consiglio Comunale di ieri sera per quanto riguarda il patrocinio che sapete il Comune di Udine non ha concesso all'evento. Questi e altri temi. Allora andiamo a rivivere il Consiglio Comunale di ieri sera. Nuove divisioni e posizioni contrapposte nella maggioranza emergono dalla seduta di Consiglio Comunale di Udine che ha segnato il ritorno in aula dopo la pausa estiva. All'ordine del giorno alcuni argomenti tecnici ed altri politici, slitta di nuovo la mozione di sentimenti sul patrocinio alla partita Italia e Israele, ma con la gara alle porte la discussione non si farà più. A questo punto si attende solo una decisione del sindaco su come sbrogliare la matassa. Su piazza 20 settembre e piazza Garibaldi niente di nuovo, ribadita la contrarietà dell'opposizione alla destinazione dei due luoghi e alle modalità di avvio della pedonalizzazione e cancellazione dei parcheggi, Venanzi ha annunciato l'affidamento all'università di uno studio di fattibilità per il mercato coperto, dando come scadenza fine anno per capire come procedere. Si attendeva poi di conoscere la posizione di Matteo Manzi dopo la rottura sul protocollo Comune-Regione Reti Ferroviarie Italiane firmato senza coinvolgere il leader della protesta sui passaggi a livello, peraltro titolare di una delega specifica. Io resto in piena autonomia come San Marino nel gruppo del Partito Democratico. Manzi ha deciso per ora di congelare ogni decisione e rimanere nel PD, ma a sorpresa si registra un'altra presa di posizione critica ed è quella di Anna Paola Peratoner, sempre del PD, che ha espresso contrarietà per quanto accaduto a Manzi, dicendo di rappresentare una parte di città che non si identifica nel Partito Democratico. Insomma, dopo Antonella Eloisa Gatta, che ha ufficializzato il passaggio al gruppo misto lasciando la lista De Toni, e Manzi, la maggioranza ha un'altra grana in casa da fronteggiare. Di tutto questo abbiamo parlato anche questa mattina nel corso di Sveglia Friuli con il consigliere di maggioranza Pier Enrico Scalettaris, che ha fatto il punto su quelle che sono state le tematiche più discusse ieri sera. Il ritorno dopo la pausa estiva ha consegnato un consiglio comunale intenso con il consigliere di maggioranza Pier Enrico Scalettaris che ha commentato la questione sicurezza in città. Adesso faccio una critica anche a mia parte politica, anche a quelli che all'interno della maggioranza non dico che sottovalutavano il fenomeno, ma insomma ne davano un peso minore. Io su questo, almeno personalmente, anche da questi studi, ho sempre detto che la soluzione, ma quello che diceva Roberti peraltro, la soluzione non è unica, bisogna metterne in campo molte. Tengono banco anche le frizioni e i principi di frattura interni con Matteo Manzi, che si è definito il San Marino della maggioranza. Più che San Marino mi colpiva la camicia nera, diciamo, che probabilmente rispecchiava il suo umore di ieri sera. Ecco. Insomma, sono scelte personali. Nel merito, tutti, devo dire, maggioranza, abbiamo dato in qualche modo, se non ragione, la solidarietà a Matteo, nel senso che c'è stato questo scivolone, diciamo, comunicativo all'interno della maggioranza. Lui giustamente, perché giustamente se n'è risentito. Nel merito del protocollo, adesso non so se abbiamo tempo di entrarci, ma devo dire che non la penso come lui. Scalettaris è anche tornato poi sulle iniziative dell'assessore Marchiol per la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Sì, questa è una battuta che è stata fatta ieri in consiglio, effettivamente, che sembra che quello che diciamo fa Marchiol va fino in fondo subito, il resto no, forse perché diciamo è una cosa più facile tradotto. Piazza Garibaldi, togliere le auto, voglio dire, basta un'ordinanza, infatti è quello che è stato fatto. Io questi arredi li vedo adesso sul giornale perché non sono ancora stato in Piazza Garibaldi, ecco, spero che ci sia qualcosa di più, francamente, che questi cubotti colorati, e non dubito che ci sarà. Da una piazza all'altra, il gruppo consiliare invece spera di chiudere il suo progetto per piazza 20 settembre. Il mercato coperto in piazza 20 settembre, ammesso che possa farsi.
dico ammesso che possa farsi, perché per questo insomma, è stato dato anche un incarico all'Università di Udine, di cui ha parlato ieri il vice sindaco, perché è una piazza, come si può ben capire, vincolata, per cui insomma, ci sono tutta una serie di limitazioni, ma insomma, siamo convinti, ma credo che questo sia abbastanza condiviso da tutti, che possa essere un modo molto significativo per rivitalizzare quella piazza. Ecco. Di Piazza Garibaldi parleremo tra poco anche in diretta per andare a vedere di fatto questi nuovi arredi, perché è arrivato in mattinata un comunicato durissimo da parte dei commercianti, ricorderete quelli che hanno esposto il cartello in cui insomma rendevano noto il loro dissociarsi dall'operato della giunta comunale. Questa mattina è arrivato un comunicato pesantissimo, allora andremo a vedere gli arredi insieme tra poco con Alessandro Sursa e anche a sentire quelle che sono le prese di posizione. Ora invece andiamo con la cronaca, perché i finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno sequestrato 130 kg di marijuana trasportati al bordo di un furgone proveniente dall'est Europa in transito nel territorio italiano. Il sequestro è avvenuto presso il casello autostradale di Ugovizza nel comune di Malborghetto Valbruna ad opera delle Fiamme Gialle della compagnia di Tarvisio. Stavano di fatto controllando un veicolo con targa cieca quando hanno trovato questo carico di marijuana accuratamente imbustato in 122 confezioni sottovuoto per scongiurare la fuoriuscita di eventuali odori individuabili anche dalle unità cinofile. I finanzieri però si sono insospettiti, hanno fatto arrivare l'unità cinofila antidroga, alla quale non è potuto sfuggire l'ingente quantitativo di cannabis trasportata. Pensate che la marijuana sequestrata, se rivenduta nel territorio nazionale, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati fino a 1,5 milioni di euro. L'autista dell'automezzo, un cittadino polacco di 43 anni e il suo passeggero, una donna di 42, sono stati immediatamente arrestati in quanto resisi in concorso responsabili dell'introduzione in Italia della sostanza stupefacente. Doppio intervento dei vigili del fuoco ieri nel Pordenonese con un incendio spento a Cordenonse, un camion ribaltato e rimesso in piedi a Pasiano di Pordenone. Lunedì molto intenso, quello del 30 settembre, per i vigili del fuoco chiamati in causa alle ore 17:25 circa da una chiamata che segnalava un sospetto incendio di un capannone industriale a Cordenonse con parecchio fumo che usciva dalle finestre. Immediatamente sono state inviate sul posto la squadra e l'autobotte dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. Una squadra, l'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale del comando vigili del fuoco della destra Tagliamento. Giunti sul posto, i pompieri hanno verificato che all'interno del capannone di circa 450 metri quadri non vi fossero persone. Dopo una breve ispezione hanno constatato che l'incendio, partito dall'interno del capannone, aveva interessato il tetto e l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Le squadre hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo in tempi brevi a estinguere le fiamme, mentre proseguono gli accertamenti sulla natura dell'incendio. Poco prima c'era stato invece un intervento con una squadra e l'autogru in via Tavella, a Pasiano di Pordenone, per un incidente stradale nel quale un autocarro si era rovesciato adagiandosi su un fianco senza coinvolgere, per fortuna, persone o altri veicoli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato l'autista già fuori dal mezzo in autonomia e, utilizzando l'autogru, hanno quindi provveduto a raddrizzare il mezzo pesante rimettendolo sulle sue ruote, come si vede dalle immagini realizzate. Le operazioni sono terminate poco prima delle 18 con un pieno successo. È volata in cielo purtroppo Chiara Matiz, una bimba di 11 anni di Pagnacco che nutriva la passione per la scrittura grazie al dono della fantasia che aveva avuto sin da piccola. 2 anni e mezzo fa la scoperta di una brutta malattia che non è riuscita a sconfiggere. Nello sconforto la comunità di Pagnacco, ovviamente la famiglia Matiz, mamma Lorella, papà Jerry e la sorellina Nicole. Chiara è deceduta sabato all'ospedale di Udine. La famiglia, nel comunicare la tragica notizia, ha voluto ringraziare il reparto di oncoematologia del Burlo di Trieste e la clinica pediatrica di Udine per gli sforzi profusi. Brutto incidente ieri sera a San Vito di Fagagna con 3 autovetture coinvolte in località Silvella sulla strada regionale 464 km 32. È stato un frontale
tra due auto che ha poi coinvolto una terza, dinamica simile al doppio mortale di Cervignano, ma questa volta per fortuna gli esiti sono stati diversi. Sul posto i vigili del fuoco di San Daniele, che hanno estratto i conducenti dai rispettivi abitacoli, con uno dei tre che è stato lì trasportato in ospedale in condizioni gravi, cosa che invece non si è resa necessaria per gli altri due. Ora andiamo a sentire il comandante della polizia locale di Udine, Ross Del Longo, che ieri ha fatto il punto sulle questioni delicate del momento, quelle che riguardano la polizia locale, compreso il recente sciopero. Sentite. Per un'ora o poco più la polizia locale ha potuto festeggiare, anche se il lavoro è incessante e coinvolge tanti attori, per fortuna aumentati nell'ultimo periodo, oltre che tante iniziative che puntano all'innovazione del mantenimento della sicurezza. Sicuramente l'implementazione della videosorveglianza è uno strumento utile, ma come ho avuto modo di ribadire, è importante sì l'occhio della telecamera, ma sono molto più importanti due occhi degli agenti e quindi c'è la necessità anche di rinforzare il corpo, anche se ora siamo arrivati a un numero abbastanza interessante, siamo a 90 operatori, però la gente richiede maggior presenza e noi cerchiamo di garantirla nel limite delle possibilità che abbiamo ovviamente. Abbiamo ridotto drasticamente gli episodi di rissa in stazione. Certo, rimane comunque un quartiere che necessita di particolare attenzione, sulla quale ci siamo concentrati anche ampliando l'orario di presenza della polizia locale in bordo stazione, appunto, che prevede quindi un'estensione fino alle 24. Il comandante della polizia locale di Udine, Ross Del Longo, poi non è entrato nel merito della questione sindacale dello sciopero, pur ricordando l'importanza della tematica in ballo. Ma questa è materia sindacale sulla quale io non entro nel merito. Diciamo che c'è bisogno di attenzione da parte dell'amministrazione, perché il ruolo che svolgiamo in questa città è un ruolo complesso, delicato, importante, e quindi giustamente io dico sempre, quando uno lavora, quando uno rinuncia alle ferie, quando uno è sempre disponibile al cambio di orari, deve essere regolarmente remunerato. La Polizia di Stato di Udine ha passato al setaccio centro di Cividale del Friuli, violazioni al codice della strada, un'occupazione abusiva di immobile. La Polizia di Stato di Udine passa al setaccio il centro di Cividale, 4 violazioni al codice della strada e un'occupazione abusiva di immobile. Con il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Cividale del Friuli, coadiuvato dal personale del reparto prevenzione crimine di Milano, Bologna, Reggio Emilia, ha proceduto nelle giornate del 24 e 26 settembre scorsi all'effettuazione di controlli straordinari nel territorio ducale per il contrasto a fenomeni di microcriminalità e contrasto all'immigrazione clandestina. Sono stati maggiormente interessati il Parco Italia, le pertinenze del centro commerciale Borg di Cividat, la stazione ferroviaria, quella adiacente delle autocorriere, gli istituti scolastici. Massiccio il dispositivo di polizia, che ha potuto contare su quasi 15 operatori al giorno, nelle due giornate, e che hanno sottoposto al controllo 110 persone, di cui 51 extracomunitari e 37 veicoli. Nel corso del dispositivo veniva anche rilevata un'occupazione abusiva di un immobile abbandonato in centro città in prossimità del Natisone. La struttura, in cattivo stato di conservazione, risultava di facile accesso in quanto la porta d'ingresso era stata ormai divelta da tempo. All'interno un afgano maggiorenne, regolare sul territorio nazionale ma residente in un'altra regione, con diversi precedenti penali di polizia, che opportunamente era fatto oggetto di foglio di via obbligatorio. Ieri sera intanto, dopo la frana, è stata riaperta la strada di Mernico, già valico italo-sloveno. 30 settembre, riapertura ufficiale della strada di collegamento tra Mernico, frazione di Dolegna del Coglio, e la vicina Gulobordo in Slovenia. Era stato detto, entro settembre sistemiamo, riapriamo, detto fatto. Beh, un collegamento col confine sloveno aveva determinato la crisi dell'utilizzo della strada per la tenuta del versante. Ci eravamo impegnati per farlo velocemente entro settembre, non so quanti ci credevano, ma insomma
oggi è ancora settembre e apriamo la strada, quindi anche grazie alla collaborazione della nostra protezione civile insieme col comune. Sì, c'erano comunque, grazie comunque all'intervento della protezione civile, siamo riusciti a ripristinare sia la frana e anche la messa in sicurezza della strada. La frazione di Goloburda comunque non era completamente isolata, aveva delle strade di accesso non di viabilità primaria, però comunque non era isolata dal resto dell'Italia e della Slovenia. E oggi finalmente si torna come ai vecchi tempi, la promessa è stata mantenuta, avevamo ipotizzato più o meno entro settembre, siamo il 30 e il 30 di settembre viene riaperta. Come promesso, ora andiamo a vedere nel dettaglio il nuovo volto di Piazza Garibaldi, un nuovo volto che ha fatto e farà discutere. Ancora di questa mattina un comunicato dei commercianti abbastanza, anzi molto duro. Allora andiamo da Alessandro Sursa intanto e facciamoci raccontare tutto, vediamola bene questa nuova piazza, Alessandro. Sì Giorgia, eccoci qua. Allora, intanto buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici da casa. Adesso facciamo tour itinerante Piazza Garibaldi. Io e il buon Pietro Piccin che mi ha raggiunto qui proprio per darmi una mano in questo collegamento in cui vi mostreremo tutta la nuova veste di Piazza Garibaldi. Vi anticipo che tutte le persone con cui ho parlato, sia registrandole con una breve intervista, sia anche fuori dalle telecamere, curiosi insomma di vedermi qui, mi hanno detto tutti che apprezzano il nuovo volto della piazza. E allora andiamo. Partiamo qui con queste sedute, classiche sedute che avevamo già iniziato a vedere nei primi rendering, sedute libere, ci si può sedere, chiacchierare, prendere un caffè, take away e venire a berlo qui, anche giocare a carte, c'era qualcuno prima, Giorgia, che stava anche giocando a carte. Questa è di fatto la costruzione che occupa il centro della piazza, vediamo proprio l'ingresso della scuola, proprio vicino alle scalinate d'ingresso, ci sono subito queste sedute dove immaginiamo, ci raccontava anche un signore prima, chi arriva presto a scuola si accomoda qui, finisce di ripassare, finisce di studiare, i ragazzini della scuola media statale Alessandro Manzoni. Poi ci spostiamo un po' più in qua e vediamo delle panchine, stesso colore ovviamente delle sedute, con gli ulivi in mezzo, panchine classiche, qua non c'è molto da raccontare Giorgia, sono semplicemente delle panchine che permettono, come vedete fa questo signore qui, di godersi il proprio pranzo mentre si attende magari il turno di lavoro, mentre ci si ha un attimo di pausa. Ma le due cose più, diciamo così, colorate, che hanno catturato un pochino l'attenzione in queste prime ore, perché sono state poste proprio ieri le ultime novità, sono i porta biciclette colorati di arancione e di giallo, un signore ha detto proprio molto belle, molto visibili e utilissime. Finalmente si può tornare insomma a vivere la piazza, a passeggiare, a camminare. Quindi queste che vi sta inquadrando il nostro Pietro Piccin, colorate come vedete di giallo e di arancione, sono i nuovi porta biciclette. E poi concludiamo il giro con quella che è l'innovazione forse più visibile, ovvero questi tavolini sedute con uno schienale e una semplice seduta o due schienali a seconda insomma di dove ci si va a sedere, colorate di giallo, lilla, verde, blu, arancione, rosso. Tavolino con postazione, si può come spiegato prima ripassare, studiare, fermarsi un attimo, sedersi e insomma questo è il nuovo look di Piazza Garibaldi. Ribadiamo, che ve lo faremo anche vedere e sentire nel corso dei prossimi telegiornali, devo essere onesto, molte persone, praticamente tutte, adesso non ricordo una critica alle persone che ho intercettato, ci aspettavamo magari di avere anche più pareri contrastanti, perché no? Invece per ora quasi la totalità delle persone ha apprezzato sia la pedonalizzazione della piazza, sia la messa, la posa insomma di questi arredi urbani definiti colorati, vivaci, che danno un po' di vita a Piazza Garibaldi. Giorgia, quindi linea che può tornare a te dopo il percorso itinerante e poi noi continuiamo nel nostro giro qui in centro a Udine. È importante quello che ci stai raccontando Alessandro, cioè tu ci stai raccontando che la città tutto sommato ha gradito ed è assolutamente contenta di questa innovazione, perché
Questa mattina è arrivato invece il comunicato stampa dei commercianti su proprio il tema, sono i nuovi arredi di Piazza Garibaldi che continuiamo a vedere inquadrati da Pietro Piccina, continuiamo a farlo perché vi leggo brevemente che cosa dicono i commercianti. Stiamo parlando dei rappresentanti del tessuto economico della zona, il gruppo Piazza 20 Settembre dintorni, in sostanza quelli che hanno appeso il cartello rosa, insomma, nei giorni scorsi sui loro negozi, sono più di 55. Scrivono: esprimiamo con fermezza il nostro sdegno per le recenti scelte del Comune riguardanti gli arredi di Piazza Garibaldi. Questa decisione non fa che sottolineare una cronica mancanza di visione e pianificazione strategica per la città riguardo alla viabilità, al commercio e agli aspetti culturali che dovrebbero essere invece al centro di un intervento urbanistico. Piazza Garibaldi, da sempre luogo di incontro e cuore pulsante della città, è testimone di una storia che ha visto momenti cruciali sin dai tempi della Repubblica di Venezia. Ridurre questo spazio di importanza storica a un contesto svilente e incoerente dal punto di vista estetico e funzionale è solo un insulto alla memoria collettiva dei cittadini, ma è anche una beffa che si aggiunge al danno già arrecato dalle recenti politiche di gestione della zona. La nostra protesta, che non si arresta, si estende oggi anche ad altri commercianti della città, i quali si sono risvegliati questa mattina con una amara sorpresa: l'inspiegabile installazione di arredi che non solo contraddicono il valore storico della piazza, ma che risultano totalmente avulsi dal contesto urbano. Ora il comunicato poi prosegue, però insomma il senso l'avete capito, insomma c'è proprio un attacco frontale, Alessandro, che in qualche modo però contrasta con quello che insomma stai vedendo e stai raccontando tu da parte dei cittadini, che vediamo ancora incuriositi, andare a toccare con mano. Esatto. Vediamo Giorgia di fare tutto in diretta, perché quello che ho raccolto io ovviamente è ovviamente una piccola porzione di persone, magari passavo di qua domani alla stessa ora trovavo solo contrari, precisiamo questo, però per ora è in netta contrapposizione con il comunicato che hai letto tu pochi istanti fa. Adesso ho suggerito a Pietro Piccini di andare a inquadrare queste persone perché erano proprio incuriosite, Giorgia, dal capire insomma un po' come funzionano, come fossero anche fissati al terreno, insomma incuriosite, le persone di sicuro sono incuriosite. Vediamo se in diretta riusciamo ad andare a prendere un altro parere, chissà che non becchiamo quello contrario invece alla pedonalizzazione e anche alla posa degli arredi urbani. Facciamo tutto live, magari ci becchiamo un no, non voglio parlare, ma noi ci proviamo. Scusate, vi vedo incuriositi. No, perfetto, non vogliono parlare. Lei, posso disturbarla? No, vi piacciono? Vi chiedo solo questo. Vi piacciono? Buon esperimento, ci hanno detto. Sì, dai, è un buon esperimento. Quindi tutto in diretta, non hanno voluto parlare. Insomma, chiaro, diritto, ci sta. Però, fuori dalle telecamere, sì, dai, ci piacciono, convinti. Le hanno testate, hanno provato un po' a smontarli per vedere se reggono. Ci piace, buon esperimento. E quindi, Giorgio, anche in diretta, c'è una signora alle nostre spalle che sta fuggendo. Le piacciono, signora? Molto, molto. Parcheggiata la prima bicicletta in diretta. Cosa mi dice? Vengo da lei. Un brevissimo commento. Mi dica solo se ci volevo, se la pedonalizzazione magari l'ha turbata. No, mi sembra. No, anche perché non conosco moltissimo la zona. Comunque è molto carino. Molto carino, quindi soddisfatta? Sì, ma sì, sì, dai. Non sono troppo eccentrici? Troppo colorati? Li ho visti nel dettaglio, dai, mi sembrano carini. Mi sembrano carini, dice. Perfetto, quindi salve, grazie per la disponibilità. Quindi prima bicicletta parcheggiata in diretta, ovviamente non la prima, ma da quando siamo qua. Anche questa signora, che ha ammesso di non conoscere benissimo la zona dall'accento, ovviamente non era propriamente friulana, però Giorgia ci ha raccontato anche lei che le piacciono questi arredi urbani. Quindi io vi porto quello che ho raccolto. Per ora praticamente tutti contenti. Toglimi una curiosità, perché io sono curiosa come i signori che ho visto prima, ma sono fissate a terra le sedie e i tavolini? Cioè, immagino di sì. Sì, 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 Giorgia, sì, sì, sì. E quello che cercava di fare il ragazzo che poi non ci ha voluto parlare davanti alle telecamere è proprio questo, cioè non si possono smontare, cioè ovviamente c'è il bullone che li fissa per terra, o si muovono chiaramente perché sono comunque insomma fissati ma non cementati, però c'è il bullone che li tiene fissati a terra e di fatto non posso portarmeli a casa. Ecco, questo è quello che insomma credo fossi curiosa di sapere. Non porterò in redazione la sedia viola e neanche il tavolino perché sono proprio fissati qua, quindi sì, non si possono smontare, sono bloccati per terra, insomma
Direi che abbiamo risposto anche a questa curiosità, continuo a vedere gente che si appoggia, che si siede, quindi ribadiamo, è solo l'inizio, magari torniamo qua la prossima settimana e riceviamo delle critiche, registriamo delle critiche perché noi non c'entriamo, però oggi abbiamo beccato soltanto persone che sono favorevoli e quindi in contrasto, diciamo, con la critica che hai letto tu poco fa in quel comunicato stampa firmato dai commercianti di Piazza Garibaldi, del comitato, che invece criticavano sia la scelta di pedonalizzarla ma anche il contesto rovinato da elementi troppo appariscenti, troppo colorati, che rovinano, ecco, l'occhio della piazza. Quindi questo è quello che ti posso raccontare. Perfetto, chiarissimo Alessandro Surza, grazie, soddisfatto tutte le nostre curiosità, magari rimani lì che insomma tra poco apriremo anche un dibattito su Piazza Garibaldi, ma non solo, con i consiglieri comunali che ci raggiungeranno e magari insomma avremo bisogno di qualche altro contributo da lì. Nel frattempo grazie e a più tardi. Allora, noi ci possiamo fermare per una piccola pausa, tra poco torneremo su tutti i temi di giornata, a cominciare appunto dal rischio di Italia-Israele, di cui si è parlato questa mattina in prefettura, e poi ovviamente ne parleremo tra poco anche con il sindaco in un'intervista che ha appena raccolto, anche questa per noi, Alessandro Surza. Quindi Italia-Israele, ma anche ovviamente torneremo su Piazza Garibaldi, tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta, saluto Andrea Di Lenardo di Alleanza Verdi Sinistra Possibile, Michele Zanoli di Identità Civica. Buongiorno. Bentrovati. Buongiorno, buongiorno. Reduci da un bel consiglio comunale che è terminato a che ora? Le 11. Neanche troppo tardi. 10 e mezza. Siete andati a dormire. Iniziato alle 5 ed è finito 10 e mezza. Però vedo che siete arrivati entrambi con gli appunti. Anche se faccio brutto subito lì una polemica, c'è Croatini che in riunione capigruppo ha detto che vorrebbe mettere un limite, non vuole fare troppo tardi nei consigli comunali. Ah, okay. Beh, erano d'accordo anche alcuni della minoranza, Vidoni per esempio era d'accordo, la Udicina, insomma, ecco. Era contrario Michelini fondamentalmente, che diciamo utilizza bene abbondantemente tutti i 10 minuti, debordando anche un po'. Michelini starebbe lì tutta la notte, secondo sì, me. Assolutamente. Allora, facciamo così. Ci sono tanti temi caldi, caldissimi. Uno è veramente caldo, anche alla luce degli ultimi avvenimenti internazionali, insomma, sempre più gravi. Quindi stamattina c'è stata una riunione in prefettura di sicurezza per Italia-Israele, lo sapete, insomma, perché si era cominciato a vociferare di un porte chiuse, partita a rischio. In realtà poi deciderà la FIFA il 3 ottobre, quindi dopodomani, la posizione di Israele. Ne abbiamo parlato con il sindaco De Toni poco fa, andiamo a sentire l'intervista, secondo me parla di questo e parla anche delle spaccature in maggioranza, così poi partiamo da questi due temi. De Toni. Alberto Felice De Toni, a margine della conferenza di presentazione del nuovo sito ufficiale del Comune, l'orgoglio per un passo avanti verso una digitalizzazione che ormai coinvolge sempre più persone, sempre praticamente tutti. Beh, allora noi siamo molto orgogliosi di questo risultato perché abbiamo utilizzato un finanziamento PNRR e abbiamo seguito tutte le direttive dell'Agenzia Nazionale del Digitale e quindi abbiamo creato, anche con l'ausilio di una società esterna di Trento, un sito molto avanzato, molto versatile, capace di rispondere a tutte le esigenze. Abbiamo in animo anche di aprire uno sportello digitale, di avviamento al digitale proprio fisico, e quindi un'altra iniziativa volta a accompagnare le persone all'uso del digitale nei rapporti col Comune. E abbiamo anche in animo di partecipare insieme alla Regione al convegno di Barcellona sulle Smart City e quindi rimanere in linea con tutte le principali linee guida d'avanzamento delle città in tal senso. Quindi siamo orgogliosi, siamo nella direzione giusta e vogliamo continuare così. Aspetti che faccio un attimo la inquadratura. Ok. Passando invece alla questione Consiglio Comunale di ieri, partiamo dalla situazione di Mansi.
aveva minacciato di fatto un'uscita che poi alla fine non si è verificata, con riserva ma resta col PD. Come ha preso, insomma, questa notizia? Quali sono gli umori? Ma allora, io avevo avuto modo di incontrare anche personalmente Mansi, e l'obiettivo rimane lo stesso, quello di superare i passaggi di livello in città. Noi come comune abbiamo deciso di farlo dentro ad un percorso con la regione e con ovviamente chi gestisce la rete ferroviaria. E lui preferisce fare una battaglia alla guida del comitato all'esterno. Alla fine abbiamo due percorsi diversi, ma alla fine sono convergenti. E quindi, nel rispetto appunto di queste differenze di percorso, ci sono le condizioni perché lui alla fine rimanga in maggioranza, e questo è quello che io auspico ovviamente. L'ultima invece è sul delicatissimo caso di Italia e Israele, che voi in maggioranza avete portato probabilmente per primi all'attenzione. Quando tutti davano per scontato una partita felice, facile e tranquilla, voi avete detto: aspettate un attimo, qua c'è un problema. Adesso il problema sembra essere arrivato veramente all'apice, si vocifera addirittura con alcuni siti che parlano di annullamento, però oggi in prefettura c'è una riunione, si parla anche di possibile svolgimento della gara, ma a porte chiuse. È, insomma, di fatto una notizia importante. Ma noi, adesso, al di là di questa ultima notizia, abbiamo sempre lavorato per la pace, ma non in equa distanza, in equa vicinanza alle due parti, cioè che sono poi quella israeliana e quella palestinese. Noi sostanzialmente vogliamo favorire il dialogo e la pace. Per questo avevamo chiesto a Federcalcio se era possibile devolvere gli incassi della partita per delle operazioni a favore delle vittime della guerra, ma anche per innescare nuovi percorsi di pace e di dialogo. Questo non è stato possibile, per cui adesso speravamo nel cessate il fuoco, ma anche quello è uno scenario che non si sta profilando. Stiamo cercando di organizzare con l'associazione Rondine un evento di dialogo di pace, stiamo lavorando per questo, noi ci contiamo e questo ci consentirebbe di superare questa situazione. Sarebbe un po' una vostra, diciamo così, lungimiranza, non chiamiamola vittoria, chiamiamola lungimiranza politica, il fatto che effettivamente adesso si sono accorti di qualche problema? Ma allora, noi eravamo partiti con prudenza e anche con sofferenza in questa decisione, perché comunque avevamo Hamas, che è stato incriminato, è stato accusato dall'ONU di crimini di guerra, e purtroppo anche Israele è stato accusato sempre dall'ONU di crimini di guerra. Quindi noi avevamo una situazione di conflitto e di situazioni oggettivamente difficili, per cui noi avevamo preferito prendere tempo e per cercare appunto o il cessate il fuoco o un'iniziativa, come avevamo chiesto, di devoluzione dei fondi o di questione della pace. Noi siamo convinti che la pace sia l'unica soluzione, lo dice anche David Grossman, che è un grande diciamo, scrittore israeliano, che ha perso anche un figlio in guerra, e lui per primo scrive che l'unica soluzione è la pace. Lo devono capire anche i palestinesi, perché la guerra dura ormai da 70 anni e non è pensabile che vengano uccise milioni di persone. Dobbiamo trovare una soluzione. Molti stati hanno già firmato i trattati di pace, non tutti, ma quella è l'unica via da percorrere, e noi siamo in quella direzione. Perfetto, grazie sindaco. Quindi, mi pare di capire, si cerca di trovare una soluzione per concedere questo patrocinio. Allora, cominciamo da quello che è successo ieri. Ripeto, comunque qui parliamo di un patrocinio quando in realtà c'è una partita che potrebbe essere addirittura a rischio, no? Quindi c'è un fatto molto più grave di quello di cui parliamo noi ora, e di questo non ce ne dimentichiamo assolutamente. Però alla fine, lei dice Zanolla, poi faccio rispondere anche a Di Leonardo, alla fine questo patrocinio verrà concesso. Ma allora, io ho questa sensazione, innanzitutto che sia in grosse ma grosse difficoltà, anche ieri l'ho visto veramente difficoltà, poi ne parliamo anche per problemi di alcuni consiglieri che vogliono passare al gruppo misto, ma l'ho visto molto in difficoltà su questo discorso di Italia-Israele. Adesso lui ha detto due cose della vecchia posizione, e cioè che lui sperava nel cessato il fuoco, ma cessate il fuoco, non è che decide il sindaco di Udine, certo, se questi cessano il fuoco, e di devolvere gli incassi. Io vorrei capire come cavolo fai a devolvere gli incassi a chi, cosa dai, un euro a ogni familiare che ha perso un figlio in guerra, una persona, cioè mi sembrano cose veramente utopistiche, no? E invece la novità è che lui ha fatto scendere in campo questa associazione, le Rondini,
che è un'associazione ovviamente che spinge per diciamo, progetti per la pace, perché in realtà lui sta cercando una via d'uscita. Secondo me la via d'uscita che sta cercando lui è, con l'aiuto di questa associazione, alla fine lui darà questo patrocinio che ha dato la Regione e che darebbero, e che c'è anche la Federazione Calcio, eccetera. Ovviamente scontentando una grossa parte della sua maggioranza. Oggi abbiamo qui Di Lenardo. Andrea è completamente contrario, poi lo dirà, a questa soluzione. Quindi la prima provocazione che ti faccio è: cosa faranno il 14 ottobre se si gioca la partita, se la partita non è a porte chiuse? Il sindaco sarà ospite in president dell'Udinese, assistere alla partita, a bere champagne? Lo dico perché vado anch'io in president, come abbonato, non certo, come ospite. No, ma capiamo champagne, mentre Di Lenardo sarà con gli antagonisti a protestare sulle piazze. Allora, questo è il motivo perché ieri non è stata, hanno chiesto la proroga della, diciamo, della nostra mozione, che la nostra mozione non era né pro Israele né pro Palestina, era una mozione, poi ne parliamo, perché lui ha fatto un post su quella oggi, una mozione che affermava che la politica deve stare fuori dallo sport. Il capogruppo della lista De Toni l'ha fatta votare e rimandare, ma rimandare a quando, se tra due settimane c'è la partita? Lui stesso è uno di quelli che non voleva che la mozione fosse rimandata, la voleva discutere, ma perché? Lui la voleva discutere perché voleva votare contro, lui e la Facchini, mentre una grossa parte del centro-sinistra non avrebbe potuto votare contro, e quindi ci sarebbe stata una spaccatura all'interno della loro maggioranza. Quindi la soluzione è non discuterne, cioè non discutendo della mozione. È così, Andrea? Ha riassunto il suo pensiero? La mozione era chiaramente un cavallo di Troia, no? Nel senso che, come insomma ha anche ammesso, era proprio per far emergere delle posizioni diverse, che non erano, insomma, era il segreto di Pulcinella, per dire, è da maggio-giugno che vari esponenti della maggioranza, come della minoranza, eccetera, ci siamo espressi anche con posizioni diverse, insomma, io rispetto ad Azione, eccetera. Quindi questo, insomma, non è che sarebbe emerso chissà che segreto. Era chiaramente, insomma, una strategia, un cavallo di Troia, e la maggioranza ha deciso di utilizzare un'altra strategia, che è appunto quello di rinviarla. Ora, io in questo teatrino, perché è un teatrino, nel senso, uno fa il cavallo di Troia, quell'altro te la rinvia per non farla, con rispetto per tutte le parti, però è un teatrino. Io credo che sia una questione, visto che insomma siamo a 1000 morti solo in Libano negli ultimi giorni e tutto quello che sta succedendo, credo che sia una questione che meriti un po' più di rispetto. E quindi io mi sono astenuto dal rinvio, perché secondo me è sempre giusto parlarne. Concordo quando diceva il collega, quando ne parliamo dopo la partita, cioè voglio dire, no, sarebbe una farsa. Io, anche insomma, il mio gruppo, io e Arianna Facchini, ma anche Giancarlo Ballotta del Partito Democratico, ci siamo astenuti, io e Giancarlo Ballotta abbiamo fatto un comunicato congiunto su questo, che uscirà penso domani, insomma l'abbiamo inviato tardanotte, e con la UTE è uscito dall'aula, e non so se per questo non ci ho parlato, nel senso, o se per qualche altra contingenza, e Scalettari si è astenuto. Ecco. Secondo me, insomma, era rispettoso sia verso la minoranza, e lo dico senza, insomma, sì, senza retorica, discuterla, che anche per il tema in sé discutere, ma più che altro anche per un po', perché si era creato un pasticcio, nel senso che era partita la discussione, poi era stato fatto un intervento sull'ordine dei lavori per chiedere il rinvio, ma il Presidente, anche giustamente, ha detto: beh, ormai chi si era prenotato per discutere l'oggetto, cioè la mozione, continui a parlare. Però poi comunque era intervenuto l'altro oggetto, quindi per esempio noi non abbiamo potuto esprimere la nostra posizione, quindi c'erano due oggetti sovrapposti, era un pasticcio, perché o si esprimono tutti su un tema o nessuno. Detto questo, diciamo, entrando nel merito, la mozione si dice che lo sport non deve entrare in politica. Io insomma ho detto che questa mi sembra un'idea molto originale, nel senso che il primo a utilizzarla fu il Sudafrica dell'apartheid, quando disse i due grandi fan dell'apartheid erano Reagan e Thatcher. Oggi c'è ancora qualcuno, Renzi ogni tanto, che dice: ah, grande la Thatcher. Quella Thatcher era quella che sosteneva e permise all'apartheid di vivere e schiavizzare gli africani più a lungo, e dissero appunto che non bisogna utilizzare lo sport per queste questioni. Ecco, tra l'altro Mandela, insomma, gli oppositori politici erano considerati terroristi, chi resisteva al regime di apartheid era considerato un terrorista solo dall'Occidente, esattamente come oggi per esempio Hezbollah, soltanto mi pare il Canada, gli Stati Uniti e i Paesi Bassi, non so cosa gli interessa ai Paesi Bassi, ma hanno deciso di ritenere Hezbollah terrorista. Ovviamente il Likud, che uccide persone all'estero e commette attentati, perché sono attentati a tutti gli effetti, ovviamente invece è un Partito Democratico.
Detto questo, poi nel 2022 è stata la Cina quando c'erano le Olimpiadi invernali a Pechino, la Cina ha dei campi di concentramento in cui gli uiguri, scusate, che sono la minoranza musulmana, viene schiavizzata, costretta a lavori forzati, e di questo praticamente non se ne parla e soprattutto non se ne doveva parlare in quell'occasione. E disse Pechino che non bisognava portare la politica nello sport. L'ultimo, in ordine cronologico, prima del caso Udine evidentemente, è stato Putin nel 2024 alle Olimpiadi di Parigi, tra tante polemiche, disse che non bisognava portare la politica lì, no? Intanto ammazzava 11.000 civili ucraini. Ecco, quindi voglio dire, mi sembra un argomento poco originale e soprattutto utilizzato da tutte le dittature e tutti i regimi criminali per evitare che si parli dei loro crimini. Mi stanno accusando di poca originalità. Allora, mi sono letto attentamente, perché ha fatto un post Andrea, mi sembra, ieri sera, e mi sono letto attentamente i passaggi su Sudafrica, apartheid, Pechino 2022 e Olimpiadi 2024. E ho fatto una riflessione di questo tipo. Cioè, lui dice, Sudafrica, apartheid. All'epoca l'Occidente stava dalla parte dell'apartheid come oggi sta dalla parte di Israele. Frasi sue. Però, cioè, momento. Allora, lui da una parte mette l'apartheid. Da una parte mette il regime dittatoriale cinese, che ovviamente perseguita gli uiguri, giusta la pronuncia? Uiguri. Dall'altra parla di Putin, io sono assolutamente pro Ucraina e contro Putin, e dall'altra parte mette Israele. Ma io non la penso così. Cioè, sono d'accordo, Israele ha ucciso molte più persone dell'apartheid, della Cina e della Russia. Ecco, io non la penso così. Se devo mettere i buoni e i cattivi, i cattivi per me sono l'Iran, e se vuoi discutiamo cosa pensa delle donne l'Iran, gli Hezbollah, gli Houthi e gli Yemeniti e Hamas, e possiamo parlare di quello che Hamas ha fatto il 7 ottobre, no? Perché poi ho letto sul documento che ha scritto lui, ho letto che lui mi parla anche di violenze sessuali, stupri nei confronti dei prigionieri con politici. Pali roventi rivendicati dal ministro Ben-Gvir, che non sono avvenuti, ha detto che è giusto ed etico utilizzare pali roventi nel retto dei prigionieri politici senza processo, senza condanna. Certo, però io sono stato male. Questa è una democrazia. Io sono stato male una settimana a leggere cosa hanno fatto Hamas alle ragazze della discoteca dopo averle violentate, che le hanno tagliato le parti intime. Quindi, siamo su argomenti. Allora, per quello non ci sono buoni e cattivi in una banalizzazione, siamo in un film della Disney, chi non rispetta i diritti umani va condannato, che sia iraniano, israeliano. Gli antagonisti, che immagino tu sia da quella parte politica, no? Hanno fatto questa manifestazione a Milano e praticamente in questa manifestazione c'era Chef Rubio presente, che ha invitato a segnalare con lo spray le abitazioni di chi sostiene Israele. Cioè, siamo arrivati veramente contro un antisemitismo pazzesco. In questo momento Chef Rubio, gli hanno spaccato la testa cinque sionisti sotto casa sua. Diciamo tutto, cioè, quella lì è violenza. Lui ha detto una cosa, ma voglio dire, aggredire Chef Rubio spaccandogli la testa è finito, allora, non so quanti punti in testa qualche mese fa. Non è violenza questo quella. C'è in questo momento un antisemitismo, essere anti-israeliano pazzesco, soprattutto nelle manifestazioni che abbiamo in Italia. Allora, io sono il primo, l'ho già detto una volta che era lui, perché eravamo già andati su questo argomento qua. Sono il primo a soffrire per il fatto che siano morti 41.000 civili e una marea di bambini. Io e te abbiamo figli piccoli e quindi questa è una cosa che mi pesa tanto. Però parliamoci chiaro, questi terroristi, degli assassini, soprattutto quelli di Hamas, fanno apposta, cioè loro si nascondono dietro, usano i civili palestinesi, li usano come scudi umani. Anche gli israeliani legano adesso palestinesi vivi sui cofani delle jeep in modo che nessuno li attacchi. Adesso ci sono migliaia di video presentati tra l'altro su Instagram dagli stessi militari, perché per loro è un vanto, loro si divertono, giocano, ridono, mentre bruciano gli ospedali, mentre radono al suolo i negozi di giocattoli, loro ridono e postano i video. Andate su internet e ne trovate a migliaia. Adesso tutto questo caos che è partito il 7 ottobre con questo atto terroristico. Sì, ma noi fino a prima del 7 ottobre non ne parlavamo. Certo, ne parlavamo. Finché le vittime erano solo palestinesi non se ne parlava. Dopo il 7 ottobre siamo arrivati su questi argomenti. Allora, il problema qual è? Se tu vedi, a parte che
non è, allora lui vuole fare una divisione tra mondo, perché lui è esperto di storia, però non vuole dire come le cose stanno. Lui vuole fare una divisione tra mondo arabo e israeliani, quando in non realtà non è così, parte del mondo arabo sostiene Israele, ecco, il fatto di Abramo, quando, e questo volevo arrivare, certo. Questo volevo arrivare, quando, certo, quando in realtà petrolio e le armi, ecco, certo, quando in realtà gli arabi sunniti sono contro i sciiti e hanno esultato per la morte del terrorista assassino Nasrallah. Sì, quelli che hanno esultato sono quelli che tagliano a pezzi i giornalisti come Khashoggi, un milione di morti. Sì, quelli che esultano, tipo i sauditi, tipo Bin Salman, sono quelli che tagliano a pezzi i giornalisti come Khashoggi in una ambasciata in Turchia. Allora, la vostra e finanziano Renzi, ecco, questi i democratici, allora, sauditi sono queste persone qua. La vostra posizione, okay, dovrebbe essere, io te lo dico, la vostra posizione dovrebbe essere una posizione, siamo d'accordo di dire basta la guerra, basta 41.000 morti nella striscia di Gaza, cioè, ma voi dovete prendere una posizione netta contro questi terroristi, cioè invece voi partite sparati contro Israele, cioè allora non esiste la pace finché tu non elimini questi terroristi, perché questi terroristi non vogliono la pace, cioè Hamas Netanyahu lo vuole, Ben-Gvir lo vuole, Gallant lo vuole. Prima o poi lo cacciano fuori, lo vogliono già cacciare fuori dal governo israeliano. Quando cadrà Netanyahu, quelli che verranno saranno quelli del sionismo religioso, che è il partito attualmente primo nei sondaggi, Israele, che è ancora più a destra. Il popolo israeliano vuole la pace, non è vero, ed è contro Netanyahu. Questo lo dico con grande sofferenza, ma non è vero. Contro Netanyahu. Voi dovete invece prendere una posizione diversa. Questo purtroppo non è vero. Siamo tutti contro le guerre. Voi invece siete contro Israele. Allora, io sono contro la Russia di Putin, sono contro la Cina, l'ho citata prima, sono contro la Turchia di Erdogan che stermina i curdi e la NATO glielo permette in cambio, così la Svezia gli manda i prigionieri. Su questi argomenti pensiamo uguale. Perfetto, io solo che a differenza di dire che alcuni possono rispettare i diritti umani se ci regalano il gas, per esempio, no, l'ENI attualmente, perché l'Italia sostiene e arma Israele? Diciamoci le cose come stanno. Perché Netanyahu sta regalando il gas estratto al largo, al mare di Gaza, all'ENI da alcuni mesi. Regalando, ecco, non è vero, lo paghiamo più che in Russia purtroppo, siamo costretti. Sì, ma non è israeliano, è gas di un paese che è stato invaso, è della striscia di Gaza, no, e questo è, in cambio l'Italia li sostiene. Sono questioni come negli anni 2000, no? C'era Bush che fece morire un milione di bambini tra padre e figlio con l'embargo senza fargli arrivare i farmaci, no? Sono guerre imperialiste in Afghanistan, guarda caso dopo l'invasione dell'Afghanistan esplose l'export di oppio verso gli Stati Uniti, guarda caso che strano, sì, dell'Iraq. Servono fare queste manifestazioni, beh, certo, la caccia all'ebreo? No, la caccia all'ebreo no, è una manifestazione contro una partita in cui i giocatori, certo ebrei, sono israeliani, ma non è che sono ebrei come tanti altri che per esempio i Jewish Voice for Peace, i Neturei Karta e tanti altri ebrei che manifestano contro Israele, sono ebrei israeliani che giocano a calcio, quando si dice che sono portatori di pace, come Yaniv Katan, che all'indirizzo di Atta Jaber, che è un calciatore palestinese, ecco come il calcio unisce e non divide, disse: per te organizzerei un taxi speciale di sola andata domani mattina direttamente a Khan Yunis. Khan Yunis è quel campo profughi che Israele indicò come un luogo sicuro prima di bombardare a tappeto. Probabilmente avranno ammazzato qualche figlia a proposito. Vabbè, certo, qui dobbiamo ammazzare come i nazisti. per ogni tedesco ucciso ne ammazziamo 10. Ecco, Israele ha superato persino questo numero che è dei nazisti, no? Di rapporto di uno. Per 2000 morti ne ha uccisi 200.000. I nazisti erano contro gli ebrei. Per 2000 morti ne ha uccisi 200.000. Quindi altro che, i nazisti ne ammazzavano 10 a 1. Sì, ma i nazisti erano contro gli ebrei, eh? Certo, e gli ebrei, moltissimi ebrei sono contro Israele, moltissimi ebrei. Io ho fatto un convegno quest'estate con Moni Ovadia, per esempio, che è ebreo, ecco. E a proposito, le forze dell'IDF stanno arrivando lì. Un altro giocatore della nazionale che ospiteremo a Udine con grande gaudio, Sean Weissman, dice: qual è la ragione logica per cui 200 tonnellate di bombe non sono state già lanciate su Gaza? Tutta Gaza deve morire. E Otomer Yosefi, un altro calciatore della nazionale israeliana: questa volta cancelleremo Gaza definitivamente, questi sarebbero i portatori di pace. Allora, quindi questo... tu spieghi perché lo sport non lo sport, come ogni cosa, è politica. Okay. L'Accademia, abbiamo iniziato con l'occupazione dell'università per 16 giorni, quello è un altro esempio. Israele, che non si capisce perché prende i finanziamenti dell'Unione Europea, no? I fondi ERC, quelli per la ricerca, e ne prende più di un paese che ha circa 2 milioni di abitanti, ne prende più di molti stati europei, molto più numero. Perché tutto questo? Quella ricerca che cosa serve? Serve per esempio a costruire i condotti dove si toglie il 90% dell'acqua ai palestinesi, okay, serve a creare armi nuove. Tutto questo. Capisci che loro odiano più Israele che gli Hezbollah, Hamas, Houthi, l'Iran. Cioè, per loro l'Iran, che
io penso per me che l'Iran sia... è un regime che spero che cada domani mattina. Come spero che cada il regime di Netanyahu, Ben-Gvir e Gallant. Per tornare alle cose nostre, che sono molto meno importanti, e me ne rendo conto, ed è anche riduttivo, ma se quel patrocinio venisse dato alla fine... Lei che cosa farebbe? Beh, insomma, io ovviamente parteciperei alla manifestazione a cui abbiamo aderito come possibile, per esempio a livello nazionale, così come un'altra settantina di altre realtà a livello udinese, regionale e anche nazionale, e alcune anche organizzazioni internazionali, per esempio il BDS, un'organizzazione che si occupa del boicottaggio verso Israele. Quindi lei manterrebbe voi mantereste le certo, vostre posizioni? Certo, io sono fedele alla linea di Detoni di luglio. Sono fedele alla linea. E la situazione, come si diceva, si parlava di un cessate il fuoco dal bombardamento di Gaza, siamo arrivati al bombardamento di Gaza, dello Yemen, della Siria e del Libano e a breve dell'Iran, perché ieri è stato minacciato l'Iran da parte di Israele. Ripeto, non ho alcuna simpatia per l'Iran, ma non penso che bisogna sterminare i bambini iraniani per la gloria di Netanyahu. Però magari hanno fatto bene a ammazzarlo. Magari quello. Guarda, è un leader democraticamente eletto come Netanyahu che utilizzerà la violenza così come lo utilizza Netanyahu. Quanti sarete? Beh, è stato eletto democraticamente. Lì non sono le elezioni, come ci sono in Israele? Beh, penso alcune migliaia di persone. Sicuramente un problema di sicurezza. E quindi andiamo sul comune di Udine, come hai detto tu, quindi ci troveremo nella situazione dove il sindaco, se la partita si giocherà, sarà in preside a godersi la partita, mentre una parte della sua maggioranza sarà a protestare in piazza. Questo dimostra che c'è un'ulteriore divisione all'interno della maggioranza. La sinistra storicamente ha sempre detto che doveva essere sinistra di lotta e di governo, quindi insomma il mio posto naturale nelle piazze di fronte all'ingiustizia di questo tipo è posto naturale. Non stavo criticando la tua posizione, stavo solo facendo emergere che c'è una forte divisione al vostro interno. Sì, su questo senz'altro, e devo dire che a livello nazionale anche o internazionale, cioè a livello anche più ampio, fa un po' impressione quando riascoltiamo per esempio le dichiarazioni di Sandro Pertini, che non era proprio un anarco-insurrezionalista, o di Enrico Berlinguer, ci sono i video insomma delle posizioni quando si espressero entrambi molte volte sulla situazione palestinese. E ecco, oggi ascoltare le dichiarazioni di Alice Schlein, non me ne vogliono gli amici del PD, però sembrano molto più vicine alle posizioni di Giorgia Meloni che a quelle di Pertini o Berlinguer, così come Biden. Voglio dire, oggi Biden dice quello che nemmeno Crosetto più dice, nemmeno Tajani, dopo aver armato per un anno, dice: oddio, hanno usato le armi che gli abbiamo dato per uccidere le persone, guarda che strano. Nemmeno Tajani e Crosetto oggi dicono quello che continua a dire Biden. Poveraccio, Biden non è più presente a se stesso, però questo è quello che succede, e questo è quello che porta poi l'astensionismo a sinistra a non votare, perché se dico se io devo votare a centrosinistra e sul sistema economico e sulla politica internazionale il centrosinistra mi dice cose che 30 anni fa sarebbero considerate di destra, è chiaro che non voto. Noi abbiamo una posizione di sinistra coerente su questo. Quindi, mi pare che non sia però l'unico tema su cui infatti, si sta spaccando la maggioranza. Ma infatti lui ha messo giustamente che ci sono queste divisioni, ha fatto anche l'esempio di alcune posizioni della Schlein, e lì capisci che è una maggioranza non omogenea, no? Allora, loro sono partiti in 26 più il sindaco, mentre noi siamo in 13 con Salmè, al quale sappiamo che la moglie è stata poi messa vicepresidente di Arriva Udine come partecipata. Anche voi andate molto d'accordo. Messa dal Salmè. Sindaco. Però insomma lì c'è un esposto in procura, poi vedremo dove praticamente noi abbiamo fatto capire alla procura che secondo noi c'è un voto di scambio, la procura vedrà. Ecco, comunque, Salmè estrema destra, la moglie ha ricevuto un incarico da 26.000 euro lordi all'anno, ma Salmè è là. Loro sono i 26 più 1. Allora, l'esposto che noi abbiamo fatto, l'abbiamo già detto più volte, è quando tu la maggioranza che vince nelle elezioni, la maggioranza che vince deve avere il 60% dei consiglieri, 24, alle opposizioni vanno 16. L'esposto noi l'abbiamo fatto perché c'è stato un accordo tra il sindaco e Marchiol, scritto, dove gli dice: caro Marchiol, se tu mi voti io ti do due assessorati, dicendo anche quali erano gli assessorati, viabilità, eccetera. Però qual è stata la furbata? Non hanno messo il simbolo nel ballottaggio, e quindi, perché se mettevano il simbolo nel ballottaggio, a loro andavano 24 consiglieri, alle opposizioni 16. Invece sono andati 26 e a noi 14 con Salmè. Quindi questo è il motivo di risposta. Però facciamo un po' di calcoli. Allora, la gatta se n'è uscita. Okay. No? La gatta se n'è uscita. Ieri
Mansi è per Toner, sì, è vero che Mansi ha detto che rimaneva nel PD, però le hanno suonate di butto alla maggioranza e soprattutto al sindaco. Addirittura la Peratone ha fatto un'uscita dicendo: caro sindaco, è un mese e mezzo che le ho mandato una mail e non mi ha ancora risposto. E gli hanno detto chiaro e tondo: siamo disposti, siamo in tre, oltre la gatta, siamo in tre, io so già chi è il terzo, non si può dire, che ormai te lo dirà lui, non te lo dico. Chi è il terzo? Ecco, non lo so. Siamo in tre, parole della Peratone, pronti ad andare nel gruppo misto, che con la gatta diventano quattro. Allora, quattro che escono dalla maggioranza, una è già uscita dalla maggioranza, altri tre che potrebbero uscire dalla maggioranza per andare nel gruppo misto sono quattro, più i due consiglieri che non dovrebbero avere, perché hanno fatto quel trucchetto sul quale noi abbiamo fatto l'esposto, sono sei. 6, 27, meno 6, 21, praticamente significa che la maggioranza, 20-21, cioè la maggioranza è di una persona, cioè devono essere sempre presenti a tutti i consigli comunali, perché sennò rischiano di andare sotto. Cioè, cambia completamente la situazione. Assolutamente. E questa situazione deriva dal fatto di tutte queste spaccature che loro hanno avuto in questo anno e mezzo su tutti gli argomenti. Io li ho elencati più volte. Il patrocinio di Transisraele è uno degli argomenti. Ma su quanti argomenti si sono divisi in questo anno e mezzo? Su una marea. Posso portarvi rapidamente un attimo su Piazza Garibaldi, perché vedo che Surza è quasi pronto, ha avuto bisogno di un caffè. Ma poco fa era in Piazza Garibaldi, Surza, a raccontarci insomma i nuovi arredi. Ma se da una parte in qualche modo ci raccontava di cittadini soddisfatti, dall'altra è arrivato un comunicato durissimo dei commercianti, ma durissimo. Io prima ne ho letto un pezzo i toni non sono assolutamente concilianti. Allora andiamo da Alessandro Surza. Ti disturbiamo, Alessandro? Siamo qua, sì. Pronti Giorgia, a disposizione. Eccoci. Ti stavo ascoltando, no? Che stavi raccontando insomma di due versioni differenti, quelle che abbiamo beccato noi in diretta nel collegamento di prima in Piazza Garibaldi, con tante persone, lo abbiamo registrato, no? Contente, positive per questi arredi urbani, per la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi e, come raccontavi tu, insomma quel comunicato duro del comitato di Piazza Garibaldi. E noi siamo proprio con Bledar Zutai, titolare di Banshee, perché ha una visione un po' diversa, ne parlavamo anche fuori dalle telecamere. Qual è la vostra visione, preso atto del fatto che, come ti raccontavo fuori dalle telecamere, tante persone che abbiamo intervistato hanno apprezzato questa scelta? No, certo, diciamo che noi appunto non siamo assolutamente contenti degli arredi che secondo noi sono assolutamente incompatibili con quello che è la piazza, ma questo non è, diciamo, può essere un gusto estetico che non piace a noi, ma noi non mettiamo, non ci... Scusate Giorgia, sta succedendo di tutto, ok, ci siamo. E diciamo che non entriamo nel merito proprio dell'arredo, anche se possiamo avere una nostra opinione. Più che altro siamo preoccupati più che altro per la sicurezza, perché ho visto che soprattutto le panche colorate hanno degli spuntoni di viti che a mio avviso sono molto pericolosi per i bambini, così come gli angoli non sono degli angoli magari arrotondati che favoriscono i bambini perché se sono stati messi per i bambini mi sarei aspettato qualcosa di diverso. A prescindere da questo, il nostro problema è che noi stiamo vivendo una fase economica assolutamente non positiva, dovuta anche a queste scelte, anche a queste soluzioni, e dovuto a un anno e mezzo di negatività, perché qua nella città non si fa altro che parlare di cose negative, quindi sono state fatte delle scelte che noi non condividiamo, l'abbiamo espresso chiaramente nel comunicato che abbiamo mandato, perché non abbiamo una prospettiva positiva, non abbiamo sicuramente una visione da parte del comune che ci dica qual è il progetto economico, qual è il progetto di viabilità,
qual è il progetto sociale che vogliono mettere in campo e quali sono gli obiettivi che vogliono perseguire dopo che hanno messo in campo tutte queste azioni. Questo non c'è, noi lo abbiamo chiesto tante volte, però nessuno è riuscito a risponderci in maniera chiara. Si parla di studi commissionati all'Università di Udine, sono stati fatti oltre 28 studi all'Università di Udine per verificare se si può fare il parcheggio Moretti, se si può fare il mercato coperto, ma noi abbiamo anche noi le informazioni nostre che mercato e Moretti sono delle cose che forse se arriveranno, arriveranno a fine del mandato di questa giunta, e che però noi abbiamo bisogno di qualcosa di breve, medio termine e non qualcosa che si parli nell'avvenire. Riporto anche, e chiaramente tutti i cittadini lo possono vedere, di venire in città alle 8 del mattino, quando la città si risveglia, quando le macchine prendono le strade per accompagnare i figli, per accompagnare le persone anziane a fare le visite in centro, per comprare nelle nostre attività, che cosa succede nelle nostre strade, non solo qua limitrofe, ma si stanno intasando anche tutte le altre strade del ring cittadino, e questo può essere documentato chiaramente tutte le mattine, e questo qua lo stiamo riscontrando noi, e tutto questo a noi non porta assolutamente beneficio. Concludo dicendo che noi appunto siamo completamente contrari a queste scelte qua, non siamo stati ascoltati, non siamo stati presi in causa. E abbiamo cercato di comunicare, stiamo cercando di comunicare, anche perché noi abbiamo una pagina Instagram che vi invito, si fa pubblicità, no? Vi invito a seguirci se avete voglia di sostenere anche le nostre attività. Abbiamo la pagina, si chiama Piazza 20 Settembre e dintorni, dove comunichiamo le nostre eccellenze che abbiamo qua nel centro, e noi ci stiamo battendo per quello. La nostra non è una battaglia, e qua sottolineo, politica, non è né di destra né di sinistra, noi siamo politici, noi lavoriamo per un tessuto sociale economico che deve essere rivitalizzato, e noi vogliamo fare la nostra parte in tutto e per tutto, collaborando con chiunque, mettendoci a disposizione completamente, mettendo a disposizione quello che è il nostro punto di vista della città in tutto e per tutto. Da noi c'è massima apertura, però non accettiamo assolutamente questo comportamento che si sta avendo anche e soprattutto nei nostri confronti. Io direi che è stato chiarissimo, quindi Giorgia, se hai delle curiosità ti sentiamo, ti ascoltiamo, altrimenti ti diamo la linea. Cioè, il concetto è abbastanza chiaro, gli arredi possono essere belli o brutti, ma non è quello il problema è che si decide di pedonalizzarla senza avere altre risorse per permettere di parcheggiare, per quanto riguarda i parcheggi, di far venire la gente in centro. Quindi insomma l'argomento su Piazza Garibaldi qui chiaramente viene visto in ottica diversa da chi vive la piazza con la propria attività e i dintorni. Quindi Giorgia, ribadisco, se hai curiosità tu e gli ospiti, se no la linea può tornare a voi. Io ho capito benissimo, non so se volete chiedere voi delle cose, possiamo, è chiarissimo, grazie, chi vuole intervenire per primo su questo tema? Grazie. A parte la bellezza o la non bellezza, perché qui come diceva insomma è soggettivo, sono sicura che a Zanolla non piacciono e che a Di Leonardo piacciono, no, per allora, esempio. No, non lo so, io non faccio critico d'arte, quindi no, okay. Non lo so. Detto questo, secondo me il dato interessante è che chi vive la piazza, no, come è stato detto prima nell'intervista, apprezza questa scelta. Dopodiché io penso che ogni scelta non possa mai accontentare tutti, è chiaro che ci sono diverse categorie e a volte gli interessi di una rischiano di confliggere con quelli dell'altra. È inutile, bisogna dirsi la verità, la sicurezza di questi 500 ragazzi purtroppo rischia di confliggere con, o almeno viene percepita così, con le esigenze dei commercianti. È chiaro che dove bisogna lavorare è trovare poi delle compensazioni, come ha detto giustamente lui, no? In un'altra intervista, poi io e il signor Tutai abbiamo avuto anche una discussione, metà in televisione e metà sui social network, perché io avevo detto in due trasmissioni qui e una in un'altra televisione. La Maringa, sì. Sì, e che Zutai ha detto, ma non è che l'ho detto io, cioè nel senso c'è un video, un'intervista che gli avete fatto voi, in cui la domanda è
ma è la ZTL che ha causato questo calo nel fatturato? E lui risponde: no, vabbè, non siamo mica stupidi, non è così. Ora, e poi gli chiedono, e invece di Piazza Garibaldi dice: comunque, che io sappia, e credo che il 70-80% dei posti sia dei residenti, no? Io ho riportato queste frasi, il signor Zutai si è risentito perché l'ha vista come una strumentalizzazione. Io volevo semplicemente dire che anche i commercianti dicono che non è la ZTLA, magari avrà degli effetti, lui infatti dice, non è che io dico che non avrà degli effetti, magari li avrà, però attualmente no. Ora, siccome sono dei dati macroeconomici, voglio dire, nel 2024 siamo arrivati a un calo del potere d'acquisto in Italia del 4,5% negli ultimi 10 anni, cioè, insomma è tanto, e non dipende chiaramente soltanto dal comune di Udine, sono dati evidentemente macroeconomici, certo. Ma e insomma, poi quindi alla fine prossima settimana ci incontreremo il signor Zutai proprio per proseguire questo dialogo, assolutamente, e su questo io sono d'accordo, ci vuole più dialogo. Se una categoria, i commercianti, gli studenti, i dipendenti, comune, qualunque categoria sia, dice che ha bisogno di più confronto e più dialogo, o che è mancato, nonostante ci siano stati degli incontri, perché un'altra cosa che dicevo in quell'intervista è che c'è un tavolo aperto con Marchiol e con Venanzi, sì, ci sono stati 3 incontri, sì, eccetera, ma se una qualunque categoria percepisce che non è stato sufficiente, è chiaro che lì noi dobbiamo dare di più. Io sono stato l'altro giorno all'antica Maddalena a parlare con il proprietario, questa settimana vedrò lui, poi dopodiché io non sono l'assessore e no al commercio, però su questo insomma sfondano una porta aperta, ci vuole assolutamente più confronto e trovare delle soluzioni che poi vadano a calmierare quelle che sono le scelte che io condivido al 100%, perché non si è mai vista una scuola che si apre su un parcheggio, ci sono 500 ragazzi, qualcuno ha suggerito non si poteva fare un piccolo corridoio in mezzo alle macchine, sono 500 corpi, cioè voglio dire di ragazzini 12, 13, 14 anni, lo spazio era necessario fare questa cosa. Okay. Per quanto riguarda i parcheggi, così chiudo e poi lascio la parola, entro fine anno ci sarà quello del Visionario con 54 posti, quindi insomma qua erano 56, lì saranno 54, quindi fondamentalmente corrisponde. Probabilmente entro un anno riusciremo ad avere quello del supermercato, su cui c'è una trattativa attualmente con l'amministrazione, ma che sta andando in una buona direzione, e entro fine 2025, inizio 2026, ora io vi do quelle che sono le tempistiche che ci stiamo dando, poi spero che possano essere confermate, ci sarà il raddoppio del Moretti con altri 150-160 posti, e quindi quello lì chiaramente il lavoro non sarà così lento come potrebbe essere invece un parcheggio interrato, pensiamo a Piazza Primo Maggio, ovviamente ha bisogno di tempistiche diverse, quindi pensiamo che queste soluzioni possano risolvere il problema, ma soprattutto abbiamo dovuto farlo adesso, perché nel 2026 ci dovranno essere i lavori di restauro del Moretti, del parcheggio di Venerio, e in quel punto lì sì ci saremmo trovati con quello chiuso a non avere delle alternative, quindi erano queste le tempistiche per creare meno disagio. Allora, giustamente voi siete andati stamattina nella piazza, avete intervistato quelle 4-5 persone che erano sedute, probabilmente anche pensionati, gente che non va a lavorare, che era lì presente, insomma, sì, seduta, e a questi hanno detto che l'arredo tattico è piaciuto. In realtà basta andare sui social, la gente non capisce, ad esempio, tutti questi colori giallo-blu che si scontrano contro una piazza storica, come da comunicato dei commercianti. Non dimentichiamo che questo arredo tattico è un esperimento, sta lì un anno, il costo è 60.000 euro e alla fine dell'anno di sperimentazione sono stati accantonati a bilancio 800.000 euro e penseranno cosa fare per riqualificare la piazza. Sono stati spesi questi 60.000 euro per momentaneamente mettere queste sedie tutte colorate che obiettivamente dal punto di vista estetico poco c'entrano con la piazza. Però il problema, come ha ragione Bledar, il problema non è se piace il giallo o il blu o non piace. Il problema sono il fatto che è stata decisa questa pedonalizzazione, tra parentesi, anche lì sono completamente divisi, no? Perché ovviamente c'era Venanzi che era contrario e si è scontrato con Marchiol, che invece voleva farla subito, e alla fine ha vinto la linea Marchiol. Poi vorrei sfatare un'altra cosa. Ogni volta sento parlare, ho sentito anche la Dazan l'altro giorno, sento parlare di 3 incontri. No, allora, i 3 incontri sono stati, il primo incontro per loro è il questionario che hanno fatto lì all'interno della scuola, per loro quello lì è un incontro. Praticamente hanno mandato tutti i genitori della scuola un questionario, poi qualcuno ha risposto, qualcuno no, se erano d'accordo su penalizzare la piazza o no. Gli altri 2 incontri io ero presente.
E si è stato fatto uno in Camera di Commercio e uno in Sala Iace. Ero presente, c'era ovviamente anche Venanzi. Venanzi tirato per le orecchie dalle categorie economiche che gli dicevano ferma Marchiol che sta facendo disastri. Venanzi non è mai intervenuto in queste due riunioni. Le categorie economiche hanno menato di brutto a parole, ovviamente, no? Hanno menato di brutto l'assessore Marchiol, tutti scontenti, tutti i commercianti che dicevano ma dove state andando, cosa state facendo? Cioè, se questi loro li chiamano gli incontri, quando le categorie economiche gli hanno detto di tutti i colori che non erano d'accordo e che tutto quello che è stato scelto non era condiviso. Infatti arriviamo a un certo punto allo scontro in giunta tra la linea di Marchiol e la linea di Venanzi, perché Venanzi aveva tutto gli interessi di fare gli interessi delle categorie economiche. Vince la linea di Marchiol e Venanzi fa un passo indietro e comincia a dire, boh sì, però abbiamo delle alternative. Ma quali alternative? Cioè, perché vince Marchiol, Zanolla? Eh? Perché vince Marchiol? Vince Marchiol, vince Marchiol. Perché purtroppo loro sono ostaggi di questo accordo fatto dopo. Cioè, la gatta l'ha detto, no? Io ero d'accordo, cioè, ero d'accordo col programma fatto dalla lista da De Toni su quel programma. Poi è subentrato Marchiol al ballottaggio e il programma è cambiato, le idee sono cambiate. Perché vince Marchiol? Allora, insomma, io sono anche appassionato del genere, però questa è un po' fantapolitica. Come si può pensare che una maggioranza sia ostaggio di 2 voti in consiglio anziché di 12, perché il PD ha 12 voti. Allora, se stiamo parlando di chi è in ostaggio di chi, no, in ostaggio cosa significa? Che poi uno ti vota contro, questo vuol dire in politica ostaggio. Come fanno 2 voti a determinare anziché 12 no. voti che ha il Partito Democratico? Allora, dai, non è una cosa realistica. Se come dici tu, allora l'assessore al commercio, al grandi eventi, vice sindaco Venanzi, non racconta la verità alle categorie economiche. Allora, perché se come quello dici che tu, è stato, la verità è che è stato se una come normalissima... dici tu, il paladino delle categorie economiche, delle attività e dei commercianti, allora fa il doppio gioco, sei come allora, dici io tu. Io non sono l'avvocato né di Marchiol né di Venanzi, che non ho bisogno di un avvocato, però quello che io posso dire è quello che è avvenuto in maggioranza, ora io non sono in giunta, però le riunioni di maggioranza ovviamente ci sono e partecipo e discuto, e quelle dei capigruppo, è una normalissima dialettica in una maggioranza. Se c'è una maggioranza significa che non c'è un solo partito, se c'è una coalizione vuol dire che non c'è un solo partito, ci sono più partiti e già in ogni partito ci possono essere delle sensibilità diverse. E ben venga che si discuta, che qualcuno dica c'è l'esigenza dei ragazzi della scuola, un altro dica sì però c'è l'esigenza dei commercianti, è giusto guardare le esigenze di tutti e confrontare, vedere i pro e i contro. Ora, io non so come facevate voi nella scorsa amministrazione, ma io avrei il terrore, scapperei a gambe levate da una maggioranza in cui c'è uno che decide e tutti gli altri si accodano senza una discussione. Questa è una normalissima discussione democratica in una maggioranza. Allora, noi nell'altra maggioranza, se attaccavano un assessore, chi era a fianco dava una mano all'assessore. Io ho assistito a 2 assemblee con le categorie. Fuori 3 gli assessori, anche assistito... però non è che mi aiutavate, uno dopo un anno, dopo il ballottaggio, che aveva fatto i voti. Io ho assistito. Fuori. No, ma qua parliamo pubblicamente. Una per le mense. No, ma sono completamente altre cose. Qua parliamo di 2, ma quelle del mese siete stati voi a farla fuori, attaccare, eccetera. Vabbè, allora, insomma, avete tolto la delega, scusa, allora, l'ha tolta Fontanini, la delega, mica l'ha tolta, sì, io non c'ero neanche in consiglio. Sicuro gliel'ho tolta io. Allora, è un altro discorso, sennò andiamo fuori tema. Però non l'avete aiutati quando hanno fatto uno scivolone, li avete lasciati a parte. Abbiamo aiutato, siamo scesi in campo. Invece qua tu non vuoi ammettere che quando le categorie economiche, i commercianti hanno attaccato Marchiol, non ha detto una parola. Ma io non c'ero in questo incontro, quindi non lo so. Io le sto dicendo le parole in ogni occasione dove sono. Il vice sindaco non ha detto una parola per aiutare Marchiol, perché fino all'ultimo il vice sindaco, tra virgolette, aveva promesso alle categorie economiche non preoccupatevi, vi risolvo io il problema. Anche qua, se vi ricordate, tutte le proroghe che sono state fatte per Piazza Garibaldi era perché non erano d'accordo e non si capiva quale delle due linee stava per prevalere, e anzi fino all'ultimo si pensava che avesse prevalso la linea di Venanzi, che è la linea della serie do ascolto le categorie economiche. E invece, senza andare fuori tema, arriviamo al punto, invece ha vinto l'altro. Ma un momento, allora Venanzi ovviamente a quel punto non può continuare la battaglia e comincia a dire, no, ma abbiamo le alternative. Ma quali? Il parcheggio in via Bassi, che lui sta parlando, che tra poco, o non so quando, si troverà un accordo. Ma cioè, io, cioè,
con le, la, è lontanissimo dal centro, cioè cosa, uno che deve andare in piazza Garibaldi a portare il figlio a scuola va a parcheggiare la macchina in via Bassi, prende la navetta per venire fino in piazza Garibaldi, è un buco nell'acqua. Il Moretti, ci vogliono due anni, non è mica che tu fai un piano, cioè ci vogliono 24 mesi di lavoro per fare il Moretti. Nel frattempo però in compenso partiranno i lavori del Venerio, 150 parcheggi in meno perché il Venerio verrà chiuso. C'è il discorso della procura che deve avere i suoi posti, Alex Stringer, che stanno facendo anche il discorso della procura. Cioè, il male, e Venanzi l'ha detto più volte all'interno della loro maggioranza, il male è che si sono fatte delle scelte senza prima pensare alle alternative. È vero quello che dice Bledar, alle 8 di mattina è un disastro, la città è tutta bloccata. Poi ho sentito una cosa veramente da parte di Marchiol e anche della Dazan, che ovviamente è l'altro assessore del gruppo di Marchiol, che veramente vorrei capire come gli è venuta fuori, che loro hanno, perché che il problema è via Grazzano, perché girano dei video, girano dei video, 8 di mattina, pioveva, via Grazzano, Macello, hai presente? Okay. Macello, a passo d'uomo, che a piedi, no? Un disastro, e ho sentito dire che loro hanno tolto i parcheggi di piazza Garibaldi perché questi contribuivano al casino di via Grazzano, perché così la gente, non sapendo che non ci sono i parcheggi in piazza Garibaldi, non vengono in piazza Garibaldi, quindi non attraversano via Grazzano e quindi non c'è tutto questo caos. Allora, faccio sentire la replica, poi vi mando a pranzo. Senza dare il merito, perché sulle alternative ne avevo già parlato prima, però su la strigliata a Venanzi. Allora, se uno non dice niente, non aiuta gli assessori. Se uno difende la linea, dite che siamo ostaggio della linea. Se uno invece non sta zitto e non difende la linea, ma esprime una posizione diversa, dite che siamo spaccati. Ma uno che cosa deve fare? Cioè, voglio dire, capisco, è il gioco dell'opposizione, però che uno stia zitto, parli. Fare le scelte giuste. Ho capito, però tu prima hai parlato dei silenti. Non avete vinto voi, avete perso l'elezione, ha vinto una coalizione che aveva un programma e deve portarlo avanti. Questo programma l'ha votato i cittadini. Noi abbiamo perso col 46,2. Poi avete vinto con due sindaci, uno ha preso il 39, l'altro 9, due sindaci che la pensano in modo diverso. Avete vinto con due, infatti, sono cose diverse. Il prossimo giro non ci sarà il ballottaggio, cioè, con la nuova riforma elettorale dovrebbe, invece di fare i trucchetti dopo al ballottaggio ti do due assessori se tu mi voti, dovrete mettervi d'accordo prima e magari esserci, invitatevi, vorrei vedervi quando seduti al tavolo, dovete prima fare allora, quelli che chiami i trucchetti sono la stessa cosa che avete fatto voi la volta prima con la moglie di Salmè. Gli avete dato un assessorato in cambio del sostegno al ballottaggio, dopo che aveva ormai portato i voti, dopo un anno l'avete defenestrata. Ma come ti devo spiegare? L'avete defenestrata e dopodiché allora, questa volta, memore della cosa che era successa, Salmè non vi ha dato sostegno al ballottaggio, se no avreste fatto esattamente voi la coalizione, l'alleanza al ballottaggio. Spiega ai cittadini una cosa. Allora, i cittadini non sono... Non vi è riuscito l'apparentamento solo perché avevate fregato Salmè la volta prima, se no l'avreste fatto anche voi. I cittadini non sono stupidi. Assolutamente no. Spiega ai cittadini la differenza tra una lista di destra che appoggia un sindaco di centrodestra e tra una lista di destra che appoggia un sindaco di centrodestra. Qual è la lista di destra che appoggia un... Salmè. Ah, non è estrema destra, Salmè. Salmè è estrema destra, non ci ha appoggiati. Come l'ha portato i vostri voti? C'è anche un post dove lui festeggia la vostra vittoria. Allora spiegami perché. Allora, ti faccio un'altra domanda. Però decidetevi, allora, o siamo di estrema sinistra o siamo di estrema destra. In procura noi abbiamo mandato il curriculum della moglie di Salmè. Ecco, tieni presente. Tu sai che io mi sono espresso su questa cosa dandovi ragione. Mi stai dando ragione. Io su questa cosa qua, un sindaco di centro-sinistra dia una vicepresidenza. Assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Ma non solo io, è uscita quasi tutta la maggioranza su questa cosa. È uscito il PD, D'accordo, ma su questo punto avete vinto. Questo è un fatto che è successo dopo. Ha dato anche un posto a Michelini, no? Che pure è organicamente il vice sindaco di Fontanini. Assolutamente, quella storia lì non è vera, perché questo avvocato, allora intanto con curriculum competente, certo, questo avvocato, non certo, con l'altro curriculum. Ma sono d'accordo, questo avvocato che non andava data quel posto. Era all'interno di Innovazione e ci hanno chiesto tutti contenti di questa Innovazione, tra l'altro
5-6 mila euro di, all'ordine all'anno, non 26 mila, ci hanno chiesto, siccome è talmente brava questo avvocato all'interno di Innovazione, possiamo Innovazione c'è anche la regione dietro, appunto, possiamo trovare un accordo per lasciarla. Non è arriva Udine che dipende direttamente dal comune di Udine e ha preso una vicepresidenza da 26 mila euro l'ordine. Guarda, allora, però questo mostra che cosa? Innanzitutto che De Toni vuole dare anche ad altri esponenti della minoranza dei posti. Ma non è così. Ma come no? Mi ha appena confermato che gliel'ha dato. Coppola, onorevole del PD, ha detto che questa cosa che ha fatto De Toni di dare la vicepresidenza è la cosa più spregevole della politica. L'ho detto anche io. Che si usano le partecipate in cambio di voti. L'ho detto. E da lì darsi l'esposto. Guarda, l'ho detto anche io. Io non so se quello che dite voi è una vostra illazione, io quello non lo so, io quello che contesto è la scelta di averla data a lei per le sue dichiarazioni politiche, deportiamo gli stranieri e mettiamoli su un'isola, ok? Queste cose qua per me inaccettabili in un costo democratico. Ma giustamente, è giusto che per te sia comprensibile una cosa? No, ma non sto dicendo che è comprensibile, io non lo so questa cosa che dite voi, quello che non puoi contestarmi è che io comunque ho detto che era sbagliato. Lui contesta la scelta, ma non può dire che è una scelta per voto di scambio. Lui contesta la scelta, l'accusa di un reato, io non sono un giudice, non lo so, avete fatto l'esposto, quello che io però contesto è, non essendo un giudice, la scelta politica, l'opportunità politica, sia proprio perché era un esponente di un'altra, proprio per non dare poi adito a questo tipo di ragionamenti, io ho contestato questa cosa pubblicamente sui giornali, quindi... Insomma, non mi puoi dire niente su questo fatto. Ma solo per dire che queste cose sono state fatte per vincere. Perché noi il primo turno avevamo 46,2. De Toni aveva 39, Marchiol 9, per vincere sono stati fatti tutti questi accorgimenti, compreso quello di Salmè. Una parte dei candidati di Salmè ha fatto un endorsement per voi, però Miklavez, eccetera, e altri. Va bene. Tanto avremo modo di riparlarne. Sicuramente. Okay? Grazie ad Andrea Di Leonardo. Ci riaggiorniamo sulla Palestina e su tutto quello che potrebbe succedere. Grazie a Zanolla. Piccolo break, torniamo tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme a Friuli in diretta, diamo il benvenuto e il buongiorno al dottor Mario Canciani. Buongiorno. Che conosciamo per essere un grande esperto di allergie, di polmoni, di malattie respiratorie eccetera eccetera, ma guida anche un movimento che è quello dei medici dell'ambiente e per l'ambiente. Sì. Quindi io mi allaccio alla discussione feroce che abbiamo avuto fino a pochi minuti fa, immagino che lei e i suoi colleghi siate per le città senza auto. Ma è chiaro, cioè non c'è nessuna motivazione di ordine salutistico che giustifichi l'uso dell'auto. In tutta Europa si sta andando in questa direzione, non è che siamo una sparuta minoranza di medici cosiddetti per l'ambiente, ma abbiamo visto troppe patologie, l'esplosione delle malattie respiratorie e allergiche già nei bambini piccoli. Chiedo sempre agli amministratori, quando avete figli, vedete quanto si ammalano e quanto vi ammalavate voi da bambini. Sapete qual è la differenza? Ecco, si sa già tutto, non ci sono più dubbi su questo. Quindi è chiaro che... E poi fa bene muoversi in bici o a piedi o con i mezzi pubblici, magari scendendo una o due fermate prima, fa solo che bene perché è una forma di movimento e quindi uno arriva a lavorare più azzillo, ecco, più frizzante e non arrabbiato con l'auto. Sì. Ecco, questa è un'abitudine di vita che dovremmo cominciare in effetti ad assumere, no? Quello di dimenticare un po' la macchina, di prendersi del tempo, perché poi è tutto lì, prendersi del tempo, esatto, per andare a piedi, per prendere la bici, ed è questo che spesso ci manca. Anche questo è dimostrato che entro i 10 chilometri si sta meno in bici che in auto. Ci sono studi a non finire, è stato fatto anche uno studio qua che abbiamo partecipato anche noi a Udine, stesso percorso le persone in macchina e in bici, 10 chilometri vuol dire la gran parte del hinterland udinese, gran parte. È così. Allora, senta, voi avete organizzato, ne avete parlato sabato scorso, un incontro, un convegno proprio su uno di questi effetti che l'ambiente produce purtroppo sulla nostra salute. Ci vuole spiegare velocemente di che cosa si tratta? Allora, intanto mi fa piacere dire che questo è un progetto pilota in Europa
che Medici per l'Ambiente Friuli Venezia Giulia ha combinato, diciamo, con l'Ordine dei Medici di Udine, e poi noi esporteremo questa esperienza nelle varie altre sezioni in Italia. Questo è, fa piacere perché questo è il terzo anno che facciamo su questi temi ambientali aperti ai medici. Quest'anno ci siamo focalizzati sugli interferenti endocrini. Cosa sono? Sono delle sostanze diffusissime nelle plastiche, nei cosmetici, nei profumi, nelle padelle antiaderenti, eccetera, che entrano nel nostro organismo già dal concepimento, quindi già nella pancia della mamma, nell'utero, nel feto, nell'embrione, e alterano il meccanismo ormonale, si legano ai recettori e o li bloccano o li fanno iperstimolare e causano aumento di diabete, asma, allergie, patologie cardiovascolari, tiroiditi e soprattutto nei bambini alterazione del comportamento, autismo e difficoltà di concentrazione e iperattività. Quindi diciamo sono veramente, e soprattutto li chiamano anche forever pollutants, cioè inquinanti per sempre, non riusciamo ad eliminarli dall'ambiente. Quindi possiamo solo migliorare non producendoli o limitando la produzione. Quindi questo è un tema serio, è un veramente tema purtroppo serio, da cui non ci possiamo difendere, perché se la indice la plastica, la padella antiaderente, sono cose che tutti abbiamo e viviamo immersi in queste cose. Esatto, difatti noi al termine del convegno, adesso pubblicheremo anche gli atti, abbiamo consegnato ai medici dei consigli da diffondere ai loro assistiti su alcune misure per limitare questo danno, quindi usare il più possibile cose naturali, non usare profumi, non usare candele, non usare padelle antiaderenti o, se si usano, pulirle solo leggermente, non grattare, stare il più possibile all'aria aperta, usare filtri HEPA che purificano l'aria di casa, non usare cosmetici che contengano parabeni. Quindi diciamo... poco, si può fare poco, però si comincia così. Pensate al buco dell'ozono. Il buco dell'ozono è stato ridotto con 10 anni di anticipo rispetto al previsto. Anche a livello medico, tutti gli spray che usavamo per l'asma, per il respiro, erano tutti con quelle sostanze che alterano il buco dell'ozono. E lì c'è stata una levata di scudi 20 anni fa. E come faremo? Adesso si è trovato un sostituto e il buco si sta quasi del tutto chiudendo. Quindi secondo me possiamo farcela anche in altri campi. È vero, perché uno dice: ma se anche io mi sto attento non cambio nulla, ma no, se tutti, più persone tutte insieme stanno attente, chiaramente si ottengono i risultati. Esatto. Beh, sono riflessioni importanti queste che ci porta, perché siamo talmente ormai abituati nella nostra routine a non renderci conto di quello che respiriamo. Solo quando succede però a noi, tumori, tiroiditi, bambini... L'autismo è aumentato di 10 volte, non c'è classe che non abbia 1 o 2 bambini con autismo, è una cosa terribile. Anche sabato la neurologa ha portato i dati anche della nostra regione, abbiamo gli stessi dati che in Italia, diciamo, questo aumento terribile. Poi quando succede, perché succede a me? Perché succede? Bisogna prevenire. Senta, oggi è 1° di ottobre, entriamo ufficialmente nella stagione dei virus, che è già iniziata. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Che influenza arriva? Che cosa... Al Congresso Internazionale di Pneumologia i colleghi australiani che vivono 6 mesi prima di noi il problema, anche asiatici, ci hanno detto che questa influenza non sarà tanto leggera, perché parte sempre da là. E poi arriva da noi dopo 3, 4, 5 mesi. Quindi dobbiamo aspettarci un aumento della patologia respiratoria, soprattutto in chi è già a rischio, quindi asmatici, bronchite cronica, patologie respiratorie da fumo o da malattie del lavoro, e soprattutto i bambini. I bambini perché sono più esposti? Perché hanno un metabolismo più elevato. Come incorporano di più calorie, proteine, zuccheri, così incorporano più anche virus, batteri e anche inquinanti. Quindi dobbiamo soprattutto pensare a loro. Ecco. Come? Cercando di
vivere il più possibile l'aria aperta, anche nelle scuole. Abbiamo fatto uno studio per conto dell'Unione Europea, le scuole di Udine avevano dell'aria terribile, perché solo non aprono le finestre, negli intervalli, ho detto alle maestre e alle professoresse, almeno negli intervalli aprite, prima che arrivino i bambini, nell'intervallo, e dopo quando escono perché si pulisce l'aria. Già quello cala, fa calare la circolazione di batteri e virus. Seconda cosa, facendo attività fisica stimola la produzione anticorpale, quindi non stare in casa, soprattutto i bambini ma anche gli adulti, e poi adottando delle misure semplici, per esempio appena c'è qualche moccoletto, qualche colpo di tosse, fare dei lavaggi nasali semplici, sfavorendo, ma usando la soluzione ipertonica, non la fisiologica, quella che ha tanto sale, perché per un meccanismo osmotico aspira le secrezioni e poi il sale è un ottimo disinfettante. Quindi non la fisiologica, ma quella sarà nel naso. Nel bronchi non va usata perché qualcuno può reagire, andare in asma. Nel naso sì, nei bronchi solo in certe persone. Ok. Quindi comunque la cura per eccellenza è l'aria aperta, cioè la prevenzione è l'aria aperta. Quindi ora che viene freddo, che stiamo in casa, siamo ovviamente soggetti ad ammalarci di più. Non c'è... Sì, ma perché stiamo in casa? Perché stiamo chiusi, non perché fa freddo. Questo bisogna capire, e purtroppo anche tanti medici dicono ha preso freddo, non si era coperto bene, c'era lo sbalzo di temperatura, avevo il finestrino della macchina, un mezzo centimetro. Cosa entra da me? È perché stiamo chiusi. Se stiamo quando io starnutisco, arrivano le mie secrezioni a 80 centimetri. Quando io tossisco, arrivano a 50-60 centimetri. Quindi riempio tutto. Pian piano, se vedete delle immagini in contrasto di fase, come pian piano queste particelle invadono tutta la stanza. Okay. Quindi se io ho più aria pulita, anche l'aria che si muove di più, cala il rischio. Ok, quindi non dobbiamo aver paura del freddo. No. Andiamo fuori, anche i bambini, patologia. Mandiamoli fuori a giocare perché è tutta salute, sì. E invece stiamo attenti a non stare chiusi dentro con la stessa aria. Ah, esatto. Arieggiare sempre, ogni giorno, arieggiare deve essere una regola, è la cosa migliore. Una regola di routine. Sì. E ovviamente cerchiamo di fare il nostro, dare il nostro contributo all'ambiente, perché... L'altra cosa che dimenticavo, mangiare frutta e verdura, soprattutto verdura fresca, non cotta, a chilometro zero. Al campus respiratorio che abbiamo finito in settembre per i bambini asmatici, e abbiamo quest'anno puntato ancora di più degli altri anni sulla verdura. E iniziare i pasti con la verdura, non mangiare come contorno alla fine quando uno non ha più fame, ma all'inizio. Questa è una regola non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Bene, allora prendiamoci cura del nostro benessere, prendiamoci cura dell'ambiente, perché poi alla fine è tutto legato. È tutto legato. Non possiamo essere ovviamente impermeabili al mondo in cui viviamo, quindi sì. Prendiamocene cura se vogliamo stare meglio anche noi. Sicuro. La ringraziamo per essere venuto a raccontarci tutto ciò. È interessante davvero questo discorso che lei ha fatto anche sugli studi dell'inquinamento che si lega a varie cose, tra cui l'autismo, e credo che sia qualcosa di prezioso, esatto. Per cui dobbiamo capire che bisogna invertire la marcia, quindi sì. Lasciamo le macchine, andiamo a piedi, stiamo fuori, usiamo prodotti che siano più possibile naturali, esatto. E questa è assolutamente la direzione. Grazie dottore, grazie a voi. Buon lavoro, buona giornata. Noi ci fermiamo qui per questa edizione di Friuli in diretta. Vi ricordo tutte le notizie sportive tra un'ora, a partire dalle 14.45 all'interno di Pomeriggio Udinese, e poi a partire dalle 18.30 ovviamente tutti i nostri notiziari. Grazie per averci seguito, buona giornata.